Questa è l'icona. E lui è icona di Dio. Tradotto in italiano, immagine. Capite che il concetto si svuota. Comunque, il Dio di questo mondo l'abbiamo capito. Il regno di Dio è un'altra cosa. Noi possiamo, nel regno del demonio, che è questa situazione, possiamo sperimentare quest'altro regno, dove la volontà di Dio sistema gli avvenimenti, i quali presi singolarmente potrebbero anche non essere piacevoli, ma sistema gli avvenimenti rispettando la libertà umana della sua creatura per raggiungere un determinato fine. Qual è il fine? Che nulla vada perduto. Se ricordate, uno dei testi teologici salvifici di Matteo dice: così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Giovanni sviluppa questo concetto. Io vi ho scelto quattro testi e poi un testo della lettera agli Efesini. Quest'oggi avete visto che la Bibbia si spiega con la Bibbia. Perché, se avete notato, ci sono solo citazioni bibliche nel foglio. La prima volta che esce fuori questo concetto che nulla vada perduto è, nel Vangelo di Giovanni, è contenuto nel dialogo fra Gesù e Nicodemo. Nicodemo è il classico esemplare del fariseo, anzi è capo dei farisei, è una specie di vescovo ebreo. Gli ebrei hanno ben chiaro in testa una cosa: l'uomo si salva da solo, accumula punti e quando ha accumulato sufficienti punti gli viene il premio, come al supermarket. Gesù dice: no, le cose non stanno così. E cerca di spiegare a questo uomo che il merito non è calcolabile dall'uomo. Il merito esiste, ma è Dio che lo calcola, non tu. Perché la stessa azione fatta da due persone diverse ha due valori diversi. Dio, infatti, dice Gesù a Nicodemo, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Dare è un'espressione di tipo cultico, vuol dire offrire in sacrificio. Dio infatti ha tanto amato il mondo da offrire in sacrificio il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto. Ma abbia la vita eterna. Sarebbe la partecipazione al regno di Dio. Anche qui, chi non va perduto? Chi crede in Cristo? Naturalmente, bisognerebbe fare una cosa che tutti quanti noi già sappiamo, andare al testo greco e vedere la costruzione che fa Giovanni con il verbo pisteuo e buonanotte. Vuol dire sì avere fiducia, ma anche tentare, per quanto ci è umanamente possibile, di imitarlo. Qui abbiamo, nei due brani, nel brano successivo, noi abbiamo un qualche cosa di estremamente interessante. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Nello stesso capitolo Gesù dirà: la volontà del Padre è che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato.
poco prima dice che uno va da Gesù Cristo perché è il Padre che dona a Cristo questa persona. E allora quando Gesù dice che la volontà del Padre è che lui non perda nulla di quanto il Padre gli ha dato, vuol dire che nessun cristiano deve essere dannato. È problema di Dio aiutare i suoi piccoli affinché non si dannino. Concetto estremamente importante. Noi abbiamo delle devozioni nella storia della Chiesa che illustrano questo aspetto. I primi 9 venerdì del mese. E abbiamo già detto altre volte, non sono i venerdì che salvano, non sono i primi venerdì che salvano, non sono i 9 venerdì che salvano, è l'Eucarestia e la vita, chiamiamola così, di grazia, cioè la vita del cristiano che tenta di fare il meglio che può. E quando non può, si pente. Siamo alla linea 101, ormai stiamo arrivando all'atterraggio. Quando ero con loro, capitolo 17, un capitolo un po' anomalo, è l'ultima parte del discorso dell'ultima cena in Giovanni. E non si capisce bene se questo capitolo è un capitolo dove vengono contenute le parole di Gesù dette prima della sua morte e resurrezione, o se sono parole che Gesù dice quando si trova con gli stessi discepoli dopo la sua morte e la sua resurrezione. È difficile capirlo. Dopo la morte e la resurrezione di Gesù, Gesù più volte sta con i suoi discepoli dove? A tavola. È interessante. Se voi leggete il primo capitolo degli Atti degli Apostoli, prima che Gesù ascenda al cielo, dove lo trovate? A tavola coi discepoli, dove Gesù dà gli ultimi ordini che non vadano via da Gerusalemme, che siano pure lì, che non abbiano paura. Verrà lo Spirito e allora dopo predicheranno il Vangelo a tutti. In una di queste conversazioni Gesù deve aver detto qualche cosa simile a ciò che troviamo nel capitolo 17. Perché troviamo spesso la frase «quando ero ancora con voi». È una frase estremamente eloquente. Ed è una frase che noi troviamo nel Vangelo di Luca alla fine del capitolo 24. Gesù è risorto. All'inizio del capitolo 24 avete l'episodio di Emmaus. Sappiamo com'è andata. Alla sera questi qua ritornano di corsa a Gerusalemme, trovano gli apostoli, spiegano quello che è loro accaduto, gli apostoli dicono sì, è vero, perché Gesù è apparso anche a Pietro. Mentre stanno cincischiando di queste cose, arriva lui. Paura blu, pensano che sia un fantasma, Gesù chiede da mangiare per dimostrare che non lo è, e poi attacca il discorso in questo modo. Queste sono le cose che vi dicevo quando ero ancora tra voi. Ci siete? Stessa frase la trovate nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Per questo motivo noi siamo molto in dubbio che queste parole del capitolo 17 siano pre-pasquali. Abbiamo il fondato sospetto che siano parole post-pasquali. In uno di questi incontri conviviali Gesù ha detto delle cose, Giovannino probabilmente le ha memorizzate e poi le ha riportate come parte integrante del discorso dell'ultima cena. Ma
non apparterrebbe all'ultima cena. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato. E cioè? Io li custodivo nel tuo nome, quello nome che mi hai dato. Quando abbiamo visto la frase glorifica il tuo nome, io ve l'ho tradotta subito in italiano. Dio rendi sperimentabile la tua presenza nella storia, vero? Ecco. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato. Tu mi hai dato la possibilità di far toccare con mano, vedere con gli occhi, te, Dio, presente nella storia. Nel tuo nome, nella tua presenza operativa nella storia, tu mi hai dato il potere di manifestare questo. Quando ero con loro, li custodivo in questa maniera. Non li custodivo con la minaccia di scomunicarli se andavano via, no, semplicemente facendo gustare loro la tua presenza. Tu mi hai dato questo potere. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Scusa un momento, Io mi chiamo Giuda Iscariote. Faccio il mio dovere, cioè ti tradisco. Ho dei meriti. Sarebbe bello fare un corso su Giuda. E la cosa che ci sorprenderebbe è che non c'è mai nessuna parola di condanna per lui. È la cosa che sorprende di più. C'è la condanna per il suo gesto, su questo non c'è dubbio. Ma non per lui. Addirittura, in uno dei discorsi che Pietro fa negli Atti degli Apostoli, dice che Giuda ha tradito Gesù, che i responsabili degli ebrei lo hanno ucciso, ma non sapevano quello che stavano facendo. Materia grave. Piena avvertenza, deliberato consenso, se non sai quello che stai facendo, sei responsabile moralmente. È bene che smettiamo di dire stupidaggini sugli ebrei, su Giuda e compagnia bella. Gesù allora, continua il discorso, a livello tematico, perché qui nel capitolo 18 siamo nel Getsemani. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro alle guardie che erano arrivate, «Chi cercate?» Gli risposero, «Gesù il Nazareno». Disse loro Gesù, «Sono io». Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo «Chi cercate?» Risposero «Gesù il Nazareno». Gesù replicò «Vi ho detto «Sono io». Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato».
È un ritornello continuo. Quando noi entriamo in questa logica, corriamo un grosso rischio, quello di dire, io sono deresponsabilizzato nella salvezza, tanto Dio mi salva lo stesso. Non è proprio così. Perché non è così? Tornate alla linea 97. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto. E prima, ridacchiando, vi dicevo che voi già sapete cosa significa credere in lui, perché Giovanni costruisce il verbo pisteuo con la preposizione eis, non con la preposizione en. Se fosse pisteuo en auto, vuol dire io ho fiducia in lui, punto e basta. Ma se io ho pisteuo eis auton, credo verso di lui, cioè la mia fiducia mi porta a un cammino di identificazione nei suoi confronti. Quanto percorre di questo cammino? 2 passi, 100 passi, 1000 passi? Non è importante. Fai quello che puoi. Questo non va perduto. Vi è chiaro? Adesso capite per l'ennesima volta perché nel cristianesimo non si può dire sono credente ma non praticante. Non si può dire. È una contraddizione in termini. Di che pratichi quello che puoi. E chi crede in una religione? Come si fanno a conciliare le cose? Con il comportamento buono, eccetera, eccetera. Chi mi spiega che cosa significa logo spermaticoi? Ve lo traduco in italiano. Chi mi spiega l'espressione semi del verbo? I padri della Chiesa avevano questo problema. Tranquilli, non hanno fatto una piega. Perché loro giustamente dicono che in ogni religione, ci sono schegge di Vangelo. Chiaro? Semi del verbo. Logoi spermaticoi. Ed è per questo che se una persona vive in maniera corretta la propria religione, che non è cristiana, si salva per queste schegge di Vangelo che quella religione contiene. E quindi, se un musulmano vive bene, mi sono spiegato, la sua religione si salva. Mohammed, musulmano tunisino che per anni è venuto fuori del Duomo di San Marco e mi aspettava perché voleva l'euro. Quando ci sono state le prime avvisaglie dell'ISIS, ha tirato giù 4 bestemmoni perché dice quelli non sono l'Islam. E lui era un credente musulmano tutto d'un pezzo. Gli ho detto, Mohammed, dico, tu festeggi il Natale? Certo, dice. Gesù è un profeta superiore a Maometto. E vuoi che non festeggi il Natale? Gesù però ha un difetto, che non è l'ultimo profeta, quello che chiude la rivelazione. Quello che chiude la rivelazione è Maometto. Ma un Maometto non è il più grande, ha il privilegio di chiudere.
E quindi chi vive bene la sua fede, bene, non prende la fede a pretesto per sgozzare il prossimo, chi vive bene la sua fede si salva come il cristiano, perché dentro ad ogni religione ci sono le schegge del verbo. Bene. Non affrontiamo la lettera agli Efesini, non affrontiamo l'ultima espressione, perché sono già le 11:29, inutile imbarcarsi in un discorso che avrebbe bisogno di più tempo. Grazie e buona domenica.